Eccoci qua, allora, sesta tappa e ultima di questo campionato straordinario che è Midget Italian Series. Imola, come abbiamo iniziato, si sta concludendo questo trofeo e abbiamo qua i vincitori di questa gara, della categoria Piloti B, e il vincitore assoluto proprio del campionato per la categoria Piloti B. E quindi Fabrizio Marcucci, Riccardo Romagnoli e Vito Postiglione. Ma insieme a noi c'è anche Max Pigoli, uno straordinario pilota che ci accompagna da sempre, dall'inizio del campionato. Lascio la parola a lui per così farci raccontare meglio questa esperienza. Ok, grazie Anna. Innanzitutto il dovere, grandi complimenti a Vito perché è il primo vincitore del campionato Midget Italia, per cui complimenti, hai dimostrato effettivamente di meritare questo campionato. Dacci le tue impressioni, penso che sia una bella soddisfazione aprire un campionato così vincitore, è sempre una bella, un bel risultato. Beh, sicuramente, chiaramente per me essere qui è comunque un grosso risultato, anche perché non era nei miei programmi questo campionato, quindi mi sono presentato qui ad Imola alla prima gara per sostituire Edoardo Liberati e da lì in poi chiaramente dopo le due gare qui, andando in testa al campionato, ho continuato il campionato. Quindi alla fine per me questo è comunque il mio decimo titolo in carriera, in 15 anni di gara, è la mia 95esima vittoria, quindi è comunque un grosso traguardo in tanti anni, quindi comunque devo ringraziare tutte le persone che comunque mi hanno permesso di essere qui, dal Team Kinetic e tutti quanti, quindi alla fine un ringraziamento anche a loro. Bene, complimenti. Visto che è il decimo campionato, penso che stasera offrirai la cena a tutti, ti ringraziamo fin d'ora e ci vediamo dopo. Va bene, grazie. Altri grandi protagonisti di questa gara, che in realtà è stata veramente una gara, immagino, durissima, perché acqua, pozzi da tutte le parti e alla fine anche la visibilità. Voi avete fatto una bella battaglia, Marcucci. Raccontami qualcosa, è stata veramente dura? È stata fuori, sembrava così. Sì, assolutamente, divertentissima e molto dura. E c'erano dei punti della pista in cui ero più lento di chi mi inseguiva e quindi in quei frangenti bisognava difendersi con le unghie. Però devo dire è stata una bellissima lotta e alla fine un gran bel risultato per me e per il team, perché diciamo che era da un po' di tempo che non tornavamo sul podio. Adesso speriamo di continuare così anche nell'ultima gara domani e di ritornare qui, ecco. Ma ti aspettavi di poter essere così competitivo in un campionato, visti comunque gli avversari, così di inserirti in mezzo a questi piloti? Per me è stato molto motivante perché è il mio primo vero campionato in macchina con piloti di questo calibro, contro piloti di questo calibro. E quindi ho modo di poter imparare e progredire molto seguendo appunto questi fenomeni dell'automobilismo e con la speranza magari di poter raggiungere il loro livello costantemente nel futuro prossimo. Beh, non sei lontano, oramai manca poco. Speriamo. E l'età è dalla tua parte. Vecchio Romagnoli, che però si trova alla fine, si trova sempre sgomito, sul podio, sgomitando, spingendo, alla fine sì, penso sia anche per te una bella soddisfazione questa. Sì, sicuramente, anche perché è venuto fuori veramente all'ultimo momento questa, diciamo, adesione alla Midget, pensiero che già avevo fatto, però poi era rimasto lì nel cassetto, quindi ho fatto le ultime due gare del campionato. Molto bello, molto competitivo, devo dire, la macchina è divertentissima e credo che sia il giusto equilibrio tra prodotto divertente, prezzo e immagine del, certo, di un campionato, quindi sicuramente molto molto bello, il livello è alto, quindi questo non fa altro che far piacere a chi gli piace mettersi sempre in competizione e in discussione. Wow, complimenti, grazie. Hai tenuto alto la vecchia guardia. Prima di salutare tutti, farei una cosa, visto è di moda farla e comunque con un campione così ci facciamo un bel selfie. Ah, grazie. Ok?